Eccoci qua ragazzi, buongiorno, bentornati nella casa del diavolo. Ragazzi, in questo video parliamo di alcuni giocatori, parliamo di mercato, di rinnovi, facciamo il nome di quei giocatori che potrebbero interessare al Milan e attenzione perché si entra nel vivo del mercato di riparazione e il Milan sicuramente qualcosa farà. Ora ragazzi, vi dico subito che la priorità del Milan sono un centrale e un centrocampista, anche a tempo determinato. Anche a tempo determinato, per il centrocampista si deve esserci l'opportunità. Il centrale sarà preso, ma attenzione che non c'è l'urgenza che i tifosi pensano, perché il Milan pensa che il centrale vada preso, ma non deve essere un discorso di Coppa d'Africa, non deve essere un discorso scusate, di sostituire Simon Kier nell'immediato. Il Milan pensa di essere a posto nell'immediato. C'è bisogno di prendere un giocatore che sia una risorsa per il Milan e che sia soprattutto una risorsa sportiva per il Milan, che faccia crescere il livello della rosa. Ascoltate il video, vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono lato rosso nero, da bandito morirò. Oh, 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 oh. Da una vita lo cantiamo, sei la merda di Milano, quello stemma che hai sul cuore rappresenta il disonore. Tra sconfitte e delusioni, sempre solo umiliazioni. Rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Interista vaffanculo, interista vaffanculo, interista vaffanculo, interista vaffanculo. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione, team maglie calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Sempre in descrizione, Tringa e Pit 2.0 l'alternativa e il nuovo canale Viola che partirà in questi giorni. Ragazzi, prima di tutto c'è da dire che ieri, nel giorno in cui la squadra doveva essere a riposo, a Milanello si sono presentati alcuni giocatori per svolgere degli allenamenti in più. Quindi questo dimostra sempre di più convinzione e voglia di riprendere, di cominciare a giocare. Ragazzi, la partita con la Roma sarà una partita comunque molto complicata, una partita che vedrà contrapposte due squadre, una la Roma che comunque va durante questa stagione di alti e bassi, vive su tanti alti e bassi, una il Milan che ha fatto una grande partenza e che poi negli ultimi periodi ha avuto un po' di problemi. Questo ragazzi non vuol dire che il Milan debba andare avanti ad avere problemi. Anzi, io sono convinto che questa sosta è servita per ricaricare le batterie. Io sono convinto che è vero che non tutti i giocatori che stanno rientrando saranno al 100% fin da subito, ma già il fatto di avere quantomeno in panchina con la Roma Rebic, Leao e Ibra sarà molto molto importante. Io sono convinto che con la Roma partirà Olly Giroud davanti, ma vediamo un po' quello che sarà. Nel frattempo voglio anche darvi la notizia di un Osimhen che non parte per la Coppa d'Africa, e siccome c'erano già state delle avvisaglie qualche giorno fa sul fatto che De Laurentiis non voleva che il giocatore partisse per la Coppa d'Africa, poi caso strano è venuto fuori la sua positività al Covid e caso strano il giocatore ha deciso di non partire per
questa competizione. Io non lo so perché anche il Napoli, quando c'è di mezzo De Laurentiis, c'è sempre qualcosa che fa storcere il naso a qualcuno. Io penso che le convocazioni da parte dei giocatori debbano essere rispettate se le rispettano tutti quanti. Il fatto che il giocatore sia positivo non gli preclude il fatto di poter andare dopo, di farsi la sua quarantena e di poter andare dopo. Perché questo campionato rischia di essere falsato da queste tarantelle che ognuno, domenica dopo domenica, ognuno volta per volta si inventa. Io vorrei un po' più di chiarezza anche su queste situazioni. Nel frattempo c'è da dire che in 17 squadre italiane ci sono positivi, quindi questo ceppo di virus, pur non essendo molto pesante, pur non causando perdite a livello di mortalità molto basse, però sta colpendo tutti quanti, soprattutto i vaccinati. E uscendo un attimino dal calcio, vedi lo zio Peter, al quale faccio un grossissimo in bocca al lupo. A lui e a tutta la sua famiglia, ragazzi, perché ha iniziato suo figlio e adesso sono positivi tutti quanti. Quindi un grosso in bocca al lupo allo zio Peter, che vi comunico subito che sta bene, è asintomatico, l'unico ad avere un po' di febbre è stato suo figlio, ma sta molto meglio anche lui, quindi si aspetta solo la negatività del tampone. Per lo zio Peter e tutta la sua famiglia, al quale porgiamo il nostro buon anno, i nostri auguri e facciamo un grande in bocca al lupo. Grande zio Peter, ti aspetto più forte di prima, zio Peter, perché i gemelli del gol vanno avanti, i gemelli Derrick. Allora, stamattina stavo guardando NXT, appena arrivato AJ Styles, grande AJ. No, niente, ragazzi, tornando un attimino al Milan e scherzando un po' di meno. Allora, come tutte le mattine, voglio leggervi una frase del libro di Zlatan. Allora, un giorno ho detto sui giornali: il sistema dei playoff fa schifo. Sono svenuti. Come quando ho detto: sono una Ferrari in mezzo alle 500, perché lo sport americano è tutto un playoff. Allora, Zlatan Ibrahimovic, con questa sua frase, fa capire la sua idea di quello che è il calcio, che è un po' il pensiero di tutti, di un calcio all'antica, di un calcio con meno squadre, un calcio che possa svolgersi nella salvaguardia dei giocatori e dello spettacolo sportivo. Ragazzi, qua andiamo in una direzione completamente diversa. Io ve l'ho già detto l'altra sera, secondo me con gli anni si andrà a due gironi da 10 squadre con playoff e playout. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Ho voluto leggervi questa frase di Ibra per farvi capire che un giocatore importante come Ibra alla fine la pensa un po' come noi. Dice: ragazzi, è vero l'evoluzione del calcio, tutto quello che volete, però ci avete anche un po' scassato la gallera. Andiamo a parlare un attimino di mercato, ragazzi, perché vari giornali dicono che il primo pensiero del Milan è sempre Botman, in alternativa Diallo. Allora, ragazzi, io vi dico che non è la verità. Non è la verità, perché Botman probabilmente è un pensiero che è rimasto pensiero, perché comunque il Lille non vuole abbassare di tanto il prezzo. Il Lille sa che si sta innescando un'asta di mercato per il giocatore, quindi di sicuro non aprirà il prestito alla Fikto Mori. Sicuramente si presenteranno squadre col cash in mano, e quindi probabilmente Milan dovrà virare su altri prospetti. Primo fra tutti Diallo, ma non c'è solo Diallo, perché attenzione, la pista Bremer non si spegne, anche se Cairo ha fatto sapere che non vuole far partire il giocatore in questo momento. Però ci sono tante cose che possono essere messe sul piatto di Cairo per vedere di prendere questo giocatore, che, ragazzi, ditemi quello che volete, Diallo, Botman, tutto quello che volete, ma il mio preferito rimane lui. Bremer, un giocatore già in grado di affrontare il campionato italiano e che può scendere in campo il giorno dopo che arriva. Quindi io punterei tutto su questo giocatore, anche se dovessi privarmi, magari non perdendo l'opzionabilità di Pobega, ma anche se dovessi lasciare l'opzione Pobega ancora a Torino per un altro anno. Io in questo momento penso che un sostituto di Simon Kjær vada ricercato, ma non per subito, perché adesso il problema difensore, secondo me, non c'è. Il problema difensore arriverà
quando un giocatore come Simon Kjær inizierà a giocare meno. E attenzione ragazzi, l'infortunio di Simon Kjær, che è il primo della sua carriera, io sono convinto che comunque avrà degli strascichi. Simon Kjær farà la sua riabilitazione, ma poi il tempo di rientro del giocatore sarà lungo e soprattutto quando rientrerà è un altro giocatore che Stefano Pioli dovrà centellinare, un po' come Zlatan Ibrahimovic inizia ad avere la sua età. Sappiamo tutti che Simon Kjær è abbastanza fragile come giocatore a livello schiena e tante cose, ma questo vediamo. Ragazzi, io voglio dirvi una cosa che vi sto dicendo da qualche giorno. Attenzione al centrocampo, attenzione al centrocampo, perché Milan sta cercando se riesce ad avere un'opportunità da qualche parte. Attenzione a Camarà, attenzione a Camarà, che potrebbe essere opzionato o preso già in questo momento. Sappiamo che Camarà è in scadenza, quindi potrebbe arrivare magari offrendo uno stipendio più adeguato e il fatto che il Milan stia tornando e stia crescendo in maniera esponenziale potrebbe convincere il giocatore a lasciare la propria squadra già in questo momento. Attenzione al centrocampo. Lì davanti, ragazzi, difficilmente, anche se secondo me c'è bisogno, lì davanti però probabilmente il Milan non farà niente perché si ritiene a posto, fiducia ancora in Pietro Pellegrini come terzo attaccante di ruolo e comunque il fatto del rientro di Rebic e di Rafa Leão dovrebbe comunque farci stare tranquilli. Ragazzi, per quanto riguarda i rinnovi, ne abbiamo già parlato ieri, a Romagnoli è stata fatta la proposta, Romagnoli darà risposta in questi giorni, se sia per il sì che per il no, io presumo per il sì, Romagnoli penso che metta la firma sul contratto. Lo stesso discorso vale per gli altri giocatori che rinnoveranno tutti fino al 2026. Leao, Bennacer, Theo Hernandez, ci saranno dei rinnovi in programma. Quindi il Milan si occuperà molto di questa faccenda in questo periodo. E niente ragazzi, alla fine i discorsi di stamattina sono un po' questi. Oggi riprendono gli allenamenti, probabilmente a parte Calabria e Pellegrini, gli altri non saranno ancora in gruppo, però il ritorno dei giocatori è imminente, ragazzi. Sia Leao che Rebic potrebbero già essere in panchina, anzi, quasi sicuramente saranno in panchina con la Roma. Almeno uno dei due è Zlatan Ibrahimovic, Pietro Pellegrini, Davide Calabria ci saranno sicuramente. Quindi piano piano vedete che stanno rientrando tutti. Come vi dico sempre, il fatto di avere la squadra al completo ci permette di andare contro tutto e contro tutti. Vi do una notizia: oggi pomeriggio mi sparo 1300 km di macchina. Torno giù in Calabria e starò giù una quindicina di giorni. Riporto i miei giù perché è giusto che tornino giù. Mi fermo un pochettino giù perché con mio papà devo risolvere ancora delle cose. Quindi i video da domani mattina ricominceranno ad essere dalla Calabria. Quindi si ritorna a sentire profumo di mare, profumo di casa, a mangiare bene, a mangiare in maniera terrona, che non vedo l'ora. Ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao ragazzi!